In occasione della celebrazione dei 150 anni della nascita del tenore Enrico Caruso, noi abbiamo sentito, perché ospite a Piedimonte Matese, il giovane pronipote Enrico Caruso. Caruso, lei che ricordi ha del tenore che le hanno ovviamente trasmesso, magari attraverso racconti o oggetti appartenuti al suo bisnonno? Beh, sicuramente tutto quel bagaglio culturale che ci siamo portati dietro di generazione in generazione ha dato a tutti noi di famiglia un'infarinatura, a chi più, a chi meno, e una curiosità di cercare di capire come fosse questo personaggio, quali fossero i tratti più salienti del suo carattere e che personalità proprio avesse. E devo dire che dall'idea che ci siamo fatti noi, dalle lettere che abbiamo letto, e dalle diciamo, esperienze e dagli aneddoti che ci sono stati raccontati sul suo conto, la personalità di Caruso era una personalità estremamente poliedrica, una personalità complessa, un uomo buono e irascibile allo stesso tempo, un uomo rispettoso e un uomo arrogante quando doveva farsi rispettare. Quindi tutta una serie di aspetti caratteriali che a seconda della circostanza facevano sì che diciamo, fosse mutevole e sapesse adattarsi bene alle situazioni. E questo lo ha dimostrato, credo, anche nella vita, grazie a Senta, c'è questa qualche personalità. aneddoto, qualcosa, quando lei magari si presenta, dice: sono Enrico Caruso, Sì. è successo mai qualcosa? Beh, molte volte mi capita che qualcuno me lo chieda o altri magari rimangano un po' interdetti dicendo forse questo nome l'ho già sentito, ma non hanno l'ardire di chiederlo, magari senza sapere chi sia esattamente, conoscono il nome ma non conoscono il personaggio. Altri invece, più edotti di lirica o in generale più preparati, mi chiedono se ci possa essere una parentela, essendo comunque il cognome Caruso abbastanza diffuso, specie nel sud Italia. Per quello che riguarda invece degli aneddoti, quello che porto sempre come esempio è un aneddoto relativo alle poste di Lastrassigna, dove Caruso andò a ritirare una lettera, all'epoca in calesse, quindi le distanze erano estremamente dilatate rispetto a quelle di oggi. Andò per ritirare questa raccomandata senza un documento. Il cassiere, l'impiegato della posta, le disse: mi dimostri come fa lei a essere Enrico Caruso? Non ha un documento, io non l'ho mai vista, di conseguenza non posso sapere chi è lei. E lui, un po' così spiazzato, non sapeva cosa rispondere, perché altro modo di dimostrare di essere chi era non lo aveva. Al che l'impiegato disse: se mi vuole dimostrare di essere Enrico Caruso, deve cantare. Al che lui intonò un'aria d'opera e dopo un minuto l'impiegato lo interruppe e disse: io, commendatore, l'avevo riconosciuta benissimo, ma vuole mettere l'idea di avere Enrico Caruso tutto solo per me, a cantare solo per me? Quindi aveva la capacità poliedrica proprio di adeguarsi alla situazione e di cogliere la burla, il divertente anche nelle situazioni più strane.